Allora, dagli interventi che ci sono stati, quello che è chiaro è che manca, io ti parlo a livello legislativo in questo paese, è ricondurre a unità le istanze e le esigenze sia previdenziali e contrattuali che stiamo provando, ma soprattutto previdenziali di tutela di questi lavoratori. Non sarebbe tanto difficile, tu hai parlato dello Statuto Europeo dell'Artista, che basterebbe che presso l'INPS ci fosse un unico sportello a cui questi lavoratori si possono rivolgere, che cos'è, non è un'invenzione recente, ma è quello che succede in Francia, ad esempio. Io dico sempre, basterebbe copiare il sistema francese, perché l'ha detto prima Manuela Petroni, cioè questo è un lavoro fatto spesso di tante mansioni all'interno della stessa categoria, senza andare alla cosa romanzata dell'attore cameriere, ma lo stesso gli artisti, gli attori, i creativi, spesso nello stesso nell'arco della loro vita fanno appunto, fanno il generico, fanno l'attore. Poi magari per un periodo fanno il regista, poi passano in televisione e fanno dei programmi televisivi, ma sempre loro sono. Cioè noi per il nostro sistema previdenziale invece loro a volte versano in casse differenti. Io dico, noi abbiamo la maledizione della gestione separata in questo paese, non si capisce perché ci debba essere una gestione separata per chi ha partita IVA, quando invece l'ENPAS ha avuto l'intuizione di dire che a qualsiasi titolo si lavora, cioè se lavori come autonomo o come lavoro come dipendente, la contribuzione è la stessa e la contribuzione è sempre a carico del datore di lavoro. Basterebbe riprendere questo concetto per unificare poi le tutele che poi in questo paese passano tutte attraverso l'istituto previdenziale, perché tu sia la disoccupazione, la maternità, la malattia e la pensione ce l'hai attraverso l'istituto previdenziale. Cioè la suggestione di Angelo che dice io ho un codice fiscale e che è famoso numero della previdenza che c'era in America, io inserisco e da lì mi esce fuori quello che ho versato in qualche modo, o poi di contro ho le tutele, è un concetto che comunque abbiamo provato a mettere nel disegno di legge, quello che poi ha tirato fuori quella brutta discontinuità, che discontinuità non è, proprio perché per la caratteristica di questo lavoro, che è un carattere, è un lavoro strutturalmente discontinuo. I creativi anche lì, noi abbiamo creativi che allo stesso tempo quindi sono lavoratori perché sono nello spettacolo, noi pensiamo ad esempio a un coreografo o a uno sceneggiatore, no? C'è la parte creativa e poi c'è la parte nel campo che viene retribuita attraverso i contratti, però la retribuzione della parte creativa come viene presa? Viene fatta attraverso i diritti d'autore o diritti connessi. Anche lì, con la grande confusione all'interno poi delle produzioni, perché anche lì noi retribuiamo spesso come parte creativa la parte del lavoro. Il famoso concetto del 60-40, io ti pago al 60% diritto del lavoro e l'altro 40% diritto d'autore, è semplicemente un modo per eludere la contribuzione. Non c'è una effettiva separazione fra lavoro creativo e lavoro effettivo, che è quello che fa l'artista. E questo è un problema perché spesso il creativo, se non è un creativo di nome o se non riesce a vendere le sue opere, si vede accedere i diritti sulle opere all'interno di una prestazione di lavoro. Non so se sono stato chiaro. Non differenziando e non dando tutele differenti per soggetti che sono differenti. Quindi portare ad unità le tutele attraverso l'ente previdenziale, come avviene in Francia, questo è quello che io consegnerei ai parlamentari europei. Anche perché uno dei grossi problemi che hanno gli artisti nostri è quando lavorano all'estero, che addirittura chiedono di essere pagati in nero perché tanto non gli saranno riconosciuti i contributi nel paese estero, con grande danno perché comunque spesso i nostri artisti soprattutto appunto i creativi, i coreografi, i sceneggiatori partono, penso a tutto il mondo della danza che parte della loro vita professionale è fatta fuori dai confini nazionali e non sono tutelati quando appunto fanno il lavoro fuori dai confini nazionali. Una cosa però voglio dire sul sindacato perché le tutele che voi avete comunque conquistate per carità
sono dentro contratti che siglano le organizzazioni sindacali, non è che vengono dalla strada. La strada contribuisce a fare pressione, però le regole vengono scritte e siglate da quelli che stanno qua. E anche chi ha organizzato questa giornata è un sindacalista e comunque a ogni ora del giorno e della notte veniva chiamato sui sette ed Facciamogli un interveniva applauso a a Massimo Luciani. tutti. Quindi questo è un po', non ce lo dimentichiamo perché è anche un altro dei nostri problemi, quello di dividerci. Ci dividiamo fra sindacati e associazioni. Noi abbiamo, forse siamo il paese con il maggior numero di associazioni di categoria sulle stesse categorie. Noi abbiamo decine di associazioni di attori, decine di associazioni di attori di teatro, di attori di cinema, e quindi ogni associazione vuole poi la sua visibilità, che però poi si traduce in una poca efficacia quando noi andiamo a rivendicare quelle che poi sono le regole per questo settore. Quindi ognuno deve fare il suo mestiere, le associazioni svolgono un ottimo lavoro di aggregazione, ma il sindacato fa il suo e senza il sindacato voi le 100 euro che avete oggi non ce l'avevate. Quindi questo, e neanche poi le riforme che sono avvenute all'interno dell'INPS sulle giornate così sono state ottenute. Quindi io questo non ovviamente per dire che non ci fa bene, comunque perché avere delle posizioni differenziate perché gli obiettivi non li raggiungiamo in questo paese, soprattutto perché siamo divise. Un'ultima cosa, la visione romantica dell'attore che fa anche il cameriere che vediamo nei film americani, però succede che in America fa il cameriere all'inizio, prima di diventare attore, quando poi uno raggiunge lo status, vive del suo mestiere perché quei sistemi permettono, come in Francia, di vivere del proprio mestiere. Poi noi che siamo costretti, siete costretti per tutto il corso della vita a fare mestieri uno diverso dall'altro, proprio perché non si riesce a consolidare quella che è la propria vocazione, sia quella del danzatore, dell'attore, del generico e anche del creativo, perché non si riesce ad avere un sistema per cui gli artisti vivano del proprio lavoro. Anche la legge che è in discussione, i decreti che sono in discussione, che ha all'interno la discontinuità che nasce proprio su quell'idea che l'artista lavora anche quando non è sul set o quando comunque non è in teatro, e quindi va retribuito per il lavoro di preparazione e di studio, è stata anche quella interpretata male, perché è stata applicata male, perché è diventato un nuovo ammortizzatore sociale che si affianca agli altri che già non funzionano. Quindi io a chi va in Europa direi proprio questo, cioè costruiamo un sistema che deve essere europeo, di semplice, di tutele, che ci sia un posto in cui, un luogo, uno sportello, come in Francia, in cui gli artisti sanno a cui si possono rivolgere e che gli dà poi i servizi. Non è difficilissimo, basta volerlo. Grazie Paolo. Io volevo invitare un attimino, se è ancora in sala, Laura Aloisi. Sì, cioè, grazie, perché so che deve andare via. Allora, grazie, ben trovate, ben trovati. Queste sono sempre occasioni di confronto importanti. Sì, anch'io mi sarei aspettata una maggiore partecipazione. E io sono una lavoratrice, sono una donna che fa sindacato attivo dal 2016, che si riconosce ovviamente nei valori della sua organizzazione e che sa perfettamente che attraverso quel tipo di lavoro si ha modo di incidere sulla nostra realtà, cioè di operare degli importanti cambiamenti. Sono una operatrice culturale, perché ho anche un'associazione che si occupa di cultura e arte, cerca di incidere sul mondo circostante attraverso stimolando le istituzioni a fare delle scelte di politica culturale che migliorino la qualità della vita dei cittadini e cittadine, con scarsissimo successo, devo dire, perché anche il dialogo con le istituzioni non è stato sempre proficuo. E sono una madre di un ragazzo che vuole fare cinema a 19 anni e lo dice da quando ce ne ha 12. E io quando penso al cinema, ovviamente penso al cinema, questo, no? Che nelle sale soprattutto.
penso a tutta quella popolazione, come chi è presente qui oggi con le proprie istanze, che quel cinema lo nutre con fiducia tutti i giorni. Voglio parlare oltre, voglio aggiungere a quello che hanno detto già i colleghi e le persone che sono state presenti qui oggi, al di là delle legittime critiche che sono rivolte o che ci rivolgiamo a volte reciprocamente, di non cadere nel tranello che tante aziende, tanti datori di lavoro, tanti padroni, come certe volte li chiamiamo, sono bravi a mettere in atto per dividere i lavoratori, poveri tra di loro. Occorre creare un fronte comune per andare a costruire una realtà migliore di quella attuale. Io penso proprio ai giovani, perché sono quelli più fragili, penso alle donne. Noi, voi, ci troviamo in un mondo in cui la molestia, la violenza, l'abuso, l'abuso della flessibilità, ma anche l'abuso psicologico, fisico, è gravissimo. Noi ci troviamo anche dentro istituzioni prestigiose, noi abbiamo visto tutte le questioni che sono sorte all'interno del Teatro di Roma, e guardo anche Cristian perché ci siamo trovati anche fuori lì alle manifestazioni, sui set, nelle industrie che fanno lavorare anche blasonate lavoratrici e lavoratori senza adeguati contratti, senza contratti proprio a volte, e che si rivolgono ai sindacati, alle associazioni di categoria cercando un aiuto. Ecco, io credo che questo sia un momento anche molto importante, perché una fase importante, perché c'è una grande transizione in atto. Si sta cercando di rinnovare dei contratti importanti. Voi pensate che sono stati rinnovati quelli delle fondazioni lirico-sinfoniche, si sta procedendo, si è proceduto con gli attori, con i doppiatori. Si sta lavorando alacremente alle troupe, si sono fatti dei percorsi importanti sullo sport. Ecco, c'è un dinamismo in cui le regole ritrovano piena dignità nella discussione, nel dibattito. Noi dobbiamo impegnarci affinché queste norme si evolvano sempre di più, che siano di protezione, che siano protezione del lavoro creativo. E che quindi non ci sia nessun bot che al posto di un uomo o di una donna scriva una sceneggiatura, che non ci sia nessuna voce di un bot che sostituisca l'arte di un doppiatore, che non ci sia nessun bot che sostituisca l'immagine di un'attrice o di un attore. Dobbiamo governare un periodo molto complicato, ma credo che insieme possiamo avere gli strumenti a partire dalle regole, dai contratti, dalle norme, dallo stimolare chi andrà a portare la propria voce per i cittadini che rappresenta in Europa, soprattutto in Europa, a dire che gli artisti hanno bisogno di spazio, perché spazio fisico intendo, spazio fisico significa tutela, significa visibilità, significa il fatto che non devo pietire per poter fare un self-tape a cui mi costringono per fare un provino, che posso avere uno spazio per provare, che posso avere uno spazio all'interno dei quartieri e delle nostre città per migliorare la vita dei cittadini e delle cittadine, perché con l'arte e la cultura che si migliorano le condizioni di vita degli uomini e delle donne. Sarà un'utopia, è probabile che ci sia anche un'utopia, però abbiamo la forza per progettarla, una vita diversa che riguardi il cinema, l'arte, la cultura e l'industria, perché il cinema è anche un'industria importante, deve tornare ad essere un'industria importante in questo paese. Grazie. Grazie mille, Laura. Sì, l'arte e la cultura sono importanti, sono fondamentali. In teoria, appunto, l'Europa e le risoluzioni.